Cari amici trader, buongiorno. Domenica 28 gennaio facciamo adesso l'analisi del nostro Forex sui cross, sugli indici e sulle commodity. Una settimana che si è conclusa con un euro-dollaro che ha superato 1,25, una sterlina che ha superato 1,43, un yen che è crollato a 1,8500 e la settimana che è entrante sarà una settimana dove lo vedrete dal calendario, dove ci sarà il meeting della Federal Reserve e vedremo le sorprese. Iniziamo prima di tutto leggendo il nostro disclaimer. Il presente gruppo Forex per tutti ha esclusiva finalità didattiche, non deve pertanto essere intesa in alcun modo come consiglio operativo di investimento, come sollecitazione alla raccolta di pubblico risparmio. I risultati presentati reali o simulati non costituiscono alcuna garanzia relativamente a ipotetiche performance future. L'attività speculativa comporta notevoli rischi economici, chiunque la svolga lo fa sotto le proprie esclusive responsabilità. Pertanto l'autore non si assume alcuna responsabilità circa eventuali danni diretti o indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dal lettore. Il navigatore pertanto ne esonera il gruppo nei limiti di legge da qualsiasi risultato comunque connesso derivante dal presente gruppo. Io sono l'amministratore Fabio Rusconi. Andiamo adesso a vedere prima di tutto il calendario di lunedì. Come vedete, il calendario di lunedì non c'è niente di importante, potete vedere qua sono dati normali, vedete che anche nel pomeriggio sì, c'è l'indice dei principali prezzi di spesa al consumo che è invariato, c'è questo indice prezzi di spese personali, però vedete che non c'è niente di importante. Vedete solo il dato qui sulla Nuova Zelanda che potrebbe far muovere il dollaro neozelandese, il saldo della bilancia commerciale, il saldo della bilancia commerciale mensile e annuale. Questo è l'unico dato veloce che abbiamo per lunedì. E poi vedete che qui tassi delle banche centrali, vedete che il 31, cioè vuol dire domani 29, mercoledì 31 ci sarà la Federal Reserve. Questi sono i dati che ci abbiamo a nostra disposizione. Andiamo a vedere adesso l'euro-dollaro, come ha chiuso il giorno 26. Allora, vedete che l'euro-dollaro si trova al rialzo, vedete che ha chiuso la giornata daily con questa candela inside, i trend, i cicli superiori sono tutti long. Se andiamo a vedere i cicli inferiori, vedete che qui sta per girare. Qui ci siamo in un momento di lateralità. Cosa fare sull'euro dollaro? Personalmente, io anche se il ciclo 8 giorni e 4 giorni sono long, qui vediamo una fase, sembra laterale. Io personalmente dico che con il dato della Federal Reserve starei flat e non farei niente sull'euro dollaro. Aspetterei prima il dato e poi poterlo tradare. Soprattutto che chi non è entrato è inutile che entra adesso. Se guardate il settimanale, potete vedere che il settimanale, vedete, ha fatto questo candellone, vedete che ha preso il massimo a 1,25373, potrebbe ancora continuare a rialzo perché qui siamo ancora al ciclo 2, se guardiamo i cicli, siamo appena alla, lo dico subito, alla undicesima candela, ci potrebbe essere un ritracciamento. Personalmente non lo traderei. Andiamo a vedere adesso la sterlina GBP GBP USD. La sterlina, come potete vedere, stessa candela, possiamo dire, dell'euro dollaro. Vedete, ha chiuso questa candela inside, il ciclo rimane, come si chiama? Il ciclo rimane qui a lungo il nostro canale, il ciclo rimane ancora, i cicli superiori sono ancora tutti long. Se andiamo a vedere sui cicli inferiori, GBP USD, potete vedere che qui ha incominciato, vedete, a girare. Aveva preso il 25, ha dato a toccare il 61 Fibonacci, vedete. Adesso il ciclo 8 e 4 giorni sono a rialzo, adesso potrebbe ritornare a fare il pullback, però personalmente aspetterei veramente
che il ritracciamento e non entrerai sulla stellina. Anche se io prevedo che la stellina dovrebbe andare verso 1,45. Se aspetto, personalmente aspetto la chiusura adesso della candela mensile. Vedete che qui abbiamo la stessa cosa che sull'euro dollaro, vedete che c'è questa candelone che è andato a prendere 1,43. Personalmente aspetterei sulla sterlina. Andiamo a vedere adesso il dollaro yen USDJPY. Dollaro yen, vedete che ha toccato dove io avevo messo questo supporto, ha rotto là, come avevo detto, questo supporto dinamico è crollato, è andato a toccare 108-275, proprio crollo totale. Qui il trend rimane ancora short di posizioni long, sì, su tradare long term, per il momento non se ne parla né ma neanche. Se andiamo a vedere USDY yen, vedete che qui il trend 8 giorni, 4 giorni sono ancora short, qui ancora short, qui per il momento personalmente non si parla di posizioni long, ma solo di posizioni short, e personalmente adesso ha fatto già tanta strada, aspetterei solo che inizia il ritracciamento, non farei nient'altro per il momento. Finché non gira il segnale, starei per il momento, non aprirei posizione perché si è persa già tutta questa discesa e al momento è inutile entrare a mercato. Dove potrebbe andare lo yen, se faccio lo yen potrebbe ancora scendere perché qui ha ritracciato, se faccio un calcolo, vediamo. Se lo prendo da qui a questo, e qui va a fare un altro incrocio. Eccolo qua. Questo lo tolgo che non mi serve. Lo yen potremmo vederlo adesso scendere verso i 107, e questa è una mia supposizione che lo yen potrebbe scendere verso 107. Se proviamo a tracciare un Fibonacci, vedete che con Fibonacci, tracciando un Fibonacci, ha fatto qui, ha ritracciato fino a 38 Fibonacci, vedete? Ha fatto un ritracciamento qua, diciamo, a 50 Fibonacci, vedete che è perfetto. Ok, adesso potrebbe fare la discesa fino, se mettiamo qui, lo faccio al contrario. Lo traccio così in un modo al contrario, vedete che potrebbe arrivare a 107 808 o 107 436. Io prevedo ancora che lo yen, se dovesse rompere questo supporto, allora si potrebbe entrare short e mettere a 107 800 o 107 400 il take profit. Andiamo adesso a vedere, ecco qua, andiamo adesso a vedere il dollaro canadese. Eccolo qua, mettiamoci qua, eccolo qua, dollaro canadese. USD CAD. Vedete che anche il dollaro canadese è crollato, vedete che i cicli maggiori sono tutti al ribasso, vedete che qui secondo il mio punto di vista il dollaro rischia canadese di andare a prendere questo qua, il pullback del 7 di settembre a 1,20613, staremo a vedere, questa è la mia supposizione, perché per il momento di long non se ne parla, e se andiamo a vedere il dollaro canadese USD CAD sui cicli inferiori, vedete che il 4 giorni è ancora short, l'8 giorni è ancora short, tutto rimane short. Qualora dovesse rompere questo supporto, potrebbe continuare la sua discesa. Staremo a vedere. Per il momento, sul rischio di non aprire posizioni long.
poi AUD, USD, l'Australian dollar, come potete vedere, grande rialzo, vedete qui, è andato a prendere gli 81 358, vedete che io avevo detto che se guardavo il mensile potrebbe arrivare a 84, qui sta continuando a macinare pip. Per il momento non si parla di andare short su questo cross. AUD/USD, se lo guardiamo su i cicli maggiori, vedete che qua hanno fatto, tolgo questo Fibonacci, vedete che qui ha fatto un nuovo massimo, vedete che lo guardiamolo qua, questo è il nuovo massimo, i cicli sono ancora completamente al rialzo. Per il momento non si parla di un short, aspettiamo forse la fine di questo ritracciamento, andiamo a mettere il ritracciamento qua, vediamo cosa ci dice, potrebbe ritracciare fino al supporto blu, per il momento però i cicli sono al rialzo e di short non se ne parla neanche. NZD/USD, NZD/USD. Vedete che anche qui fatto un nuovo massimo a 74.341, qui sembrerebbe che sta per ritracciare, aspettiamo la fine del ritracciamento, i cicli comunque rimangono tutti al rialzo. Se andiamo a vedere NZD/USD sui cicli inferiori, vedete che siamo al rialzo, qui dopo aver fatto il ritracciamento adesso potrebbe ripartire e andare a prendere il pullback un'altra volta. Per il momento non suggerisco di non fare aprire posizioni short o long solo se dovesse rompere i 73.979, allora si potrebbe tentare il long e andare a prendere il pullback. Andiamo a vedere il gold. Gold, come potete vedere, gold anche lui fatto un massimo a 1.366. Ciclo è al rialzo, per il momento posizioni short non se ne parla. Se andiamo a vedere invece i cicli inferiori NZD/USD, vedete che i cicli inferiori, scusate, gold, eccolo qua, vedete che il gold qui ha fatto, sta girando il ciclo a 2 giorni. Potrebbe adesso ritracciare fino a 50 Fibonacci, l'ha preso, qui ha fatto, toccato il 61 Fibonacci, per il momento aspettiamo la fine del ritracciamento, posizioni long, posizioni short non se ne parla neanche, solo i due cicli di 4-8 giorni sono ancora al rialzo, questo a 2 giorni è al ribasso, qui potrebbe adesso ritornare magari a fare il pullback, 1.342, però per il momento aspetterei prima di entrare in posizioni long, vediamo cosa fa lunedì, aspetterei la chiusura di lunedì. Poi andiamo a vedere US 30, vedete che il Dow Jones ha fatto un nuovo record, vedete che è tutto al rialzo, è inutile aprire posizioni short per il momento. Se andiamo a vedere US 30 sui cicli inferiori, vedete che sposto questa, inutile avere tante frecce, cerco di pulire i grafici perché avere troppi, come si chiama, quello, puliamo il grafico, quello che non ci serve adesso lo tolgo, inutile avere tanto qui per il momento, penso che sul Dow Jones di non aprire nessuna posizione short, chi non è entrato in passato è inutile entrare sul momento su questo indice e aspettare il ritracciamento. Andiamo a vedere il DAX. Il DAX vedete che qui rimane ancora, i cicli sono ancora a rialzo, se andiamo a vedere il ciclo inferiore vedete che i cicli maggiori sono tutti long, qui a questo momento aspetterei, non aprirei posizioni short al momento. Se andiamo a vedere i cicli inferiori, il DAX,
vedete che il DAX fatto questo massimo, ha ritracciato, vedete questo qui, adesso tolgo questo ritracciamento che non ci serve, vedete che qui ha fatto un 13.222 e adesso dovrebbe, per il momento i cicli sono, i due cicli a un giorno e a 2 giorni sono short, per il momento non aprirei posizioni long, è vero che il ciclo a 4 giorni e 8 giorni sono long, però qui dobbiamo aspettare la conferma. Per il momento aspetterei, starei flat. Poi andiamo a vedere scusate, il BTCL, il crude oil. Crude oil, vedete che è ritornato su questa forte resistenza dinamica, vedete. Ha fatto un nuovo massimo, vedete che il nuovo massimo è a 66.540, cicli rimangono long, per il momento non si parla in lungo termine di short, e se andiamo a vedere i cicli inferiori, vedete che il crude oil rimane ancora, vedete sono tutti long, qui qualora dovesse rompere i 66 massimi, aspettiamo, se fa il pullback potrebbe tornare a ritracciare, però aspetterei prima di entrare. Il ciclo comunque rimane long. Io prevedo comunque che il crude oil dovrebbe arrivare attorno ai 69 dollari. Poi andiamo a vedere il adesso AUDNZD. AUDNZD, vedete che il ciclo rimane, qui abbiamo una fase laterale, sta per girare al rialzo, vediamo il ciclo a un anno invece che è long, qui dopo aver toccato questo minimo del 12 gennaio, qui c'è stato un momento dove è andato a prendere questo minimo durante la settimana, c'è stata una forte discesa del New Zealand, per poi dopo ripartire al rialzo. Qualora dovesse rompere questa resistenza qua, si potrebbe tentare il long verso gli 1.11.500. Il trend comunque rimane long, vediamo, lo metto qua, long. Se andiamo a vedere sui cicli inferiori, AUDNZD, vedete che il trend è long, adesso potrebbe ritracciare. Aspettiamo la fine del ritracciamento per poi entrare long. E in ultime andiamo a fare il cross USD/MXN, il pesos messicano, che a me piace molto, è al ribasso, ha chiuso sotto questo minimo, adesso potrebbe ritornare a fare pullback. Qui a 1.17.810 lo marco qui. Qualora dovesse rompere questo supporto potrebbe crollare e ritornare a fare pullback. Se andiamo a prenderlo sui cicli USD/MXN inferiori, vedete che rimane ancora tutto short, vedete che i cicli a 8 e 4 giorni sono short. Se dovesse rompere questo supporto potrebbe andare a prendere i 18.30. Io vi ringrazio, vi auguro a tutti una buona domenica con voi e le vostre famiglie. Guardate i miei video e mettetemi qualche mi piace. Grazie e buona giornata.